meravigliosa e Genova fantastica e i genovesi gentilissimi. Ci vogliono giusto 7 studenti dell'università di Salt Lake City nello Utah, negli Stati Uniti profondi, per farci salire l'autostima. Hanno fra i 19 e i 24 anni, 4 di loro studiano cinema, una fotografia e uno architettura, alloggiano in appartamenti tra il centro storico e Carignano e sono qui per girare un film, ognuno il suo. Documentari, ma non solo, tutti a Genova e su Genova, perché loro di Genova si sono innamorati. Ah, veramente mi piace molto, perché sono stato qui l'anno scorso e sono stato per 5 settimane e ho trovato di tutto. Ho studiato l'architettura nella scuola e venire a un posto come Genova, dove c'è l'antico e dove c'è lo nuovo nel stesso posto, è interessante. Mi piace Genova perché molte cose a fare qui. Mi piace i concerti qui nel porto antico, anche mi piace le persone, molto gentile. You tried pesto? Sì. Ho provato l'estate scorsa, il pesto io amo. Si chiamano Natasha, Alex, Kelly, Gabriela, Hector, Ciara e Saar e sono qui per 3 settimane insieme a 2 insegnanti, Giuliana Marple, italo-americana nata a Torino che vive in Utah da 25 anni e insegna letteratura italiana all'università, e Amanda Stoddard, docente di regia e documentarista. Genova, come mai? Perché è una città molto diversa e offre moltissimo, non solo a livello di paesaggio, ma proprio ha una cultura tutta sua, molto particolare. E poi io amo il mare. Questa specie di gemellaggio tra Salt Lake City e Genova è al suo secondo anno. Già l'estate scorsa alcuni studenti erano venuti a girare cortometraggi ed erano entrati in contatto con la Genova Liguria Film Commission. Oh, loro adorano questa città, infatti 2 di loro hanno partecipato al programma l'anno scorso, sono tornati quest'anno per la seconda volta e stanno facendo il loro cortometraggio proprio sulla domanda che lei mi ha fatto: perché Genova? Genova si presta molto come set cinematografico, penso appunto a Genova con Colin Firth, penso a Giorni e Nuvole, penso a tanti spot che sono stati girati qui. Ci puoi svelare se c'è? Vedremo Genova presto sui grandi schermi. La rivedremo, perché intanto Michael Winterbottom, il regista di Genova, è ritornato 2-3 settimane fa per girare un altro film parzialmente ambientato a Genova e in Liguria, perché poi ci sarà Lerici, Camogli, Porto Venere, altre località, San Terenzo e altre località della Liguria. In Liguria è stato girato un pezzo del film di Checco Zalone che uscirà a ottobre, quindi una grande produzione italiana, e quest'anno abbiamo avuto un vero record di spot pubblicitari. Negli ultimi 5 mesi abbiamo avuto 21 tra spot e servizi fotografici pubblicitari a livello di importanza nazionale e internazionale, quindi la fortuna di Genova e della Liguria continua. Credo che anche per questi ragazzi qui una delle cose più interessanti sia questa varietà estrema di location che si possono trovare in poco spazio, che quindi consentono anche di ispirare delle storie molto diverse l'una dall'altra.